Togli la cartuccia toner. Rimuovi il pannello laterale sinistro, sganciandolo dai suoi perni. Rimuovi il pannello sinistro nello stesso modo. Togli le quattro viti indicate dalle frecce rosse. Rimuovi il pannello posteriore. Togli il coperchio superiore. Svita le due viti. Rimuovi il coperchio frontale. Libera il coperchio dai suoi ganci su entrambi i lati. Rimuovi il coperchio. Stacca questi connettori. Ora è possibile rimuovere il gruppo fusore. Rimuovi le tre viti del gruppo fusore. Togli queste quattro viti. Stacca tutti i connettori e rimuovi la piastra base. Togli queste quattro viti.
Togli questa copertura di metallo. Stacca il connettore. Rimuovi l'unità fusore. Togli le due viti della copertura di plastica. Rimuovi queste altre due viti. Stacca questo connettore. Adesso puoi rimuovere il coperchio dell'unità scanner. Questa è l'unità scanner. Rimuovi le sue tre viti. Stacca questi due cavi a flat. Pulisci il vetro dell'unità scanner. Si può usare alcol isopropilico. Per pulire l'interno dell'unità scanner, sgancia i suoi perni a lato. Rimuovi la copertura. Pulisci tutti i vetri e gli specchi usando alcol isopropilico. Fa attenzione che non rimanga polvere o altri oggetti estranei all'interno dell'unità. Reinstalla la copertura. Per rimuovere il rullino presacarta, spingi i suoi ganci nella direzione delle frecce. Pulisci il rullo di gomma con alcol. Nota che i perni del rullino sono di dimensione diversa. Rimetti il rullino come era prima. Ora è possibile riassemblare la stampante seguendo l'ordine inverso. Ricordati che le viti sono di differente misura e tipo.